Allora, quest'anno SAIE 2016 Isoltech ha deciso di portare un additivo in polvere per cemento cellulare che è un antipercolante, viscosizzante e accelerante. È un additivo in polvere che si aggiunge al cemento cellulare per evitare il tipico gocciolamento del cemento cellulare che si crea inevitabilmente poiché normalmente ha da 160 a 180 litri di acqua a metro cubo. Con questo additivo non solo si riduce la quantità di acqua a metro cubo, ma si evita il fenomeno del gocciolamento che in molti casi crea dei seri problemi, come nel caso delle ristrutturazioni, che sono un intervento tipico della nuova edilizia, diciamo, casi di solai in legno, casi di sfiniture in cartongesso o di pendenze, che con questo additivo, in quanto viscosizzante, possono essere fatte più facilmente. È una soluzione vantaggiosa perché è intanto più produttiva per i posatori, che possono più velocemente e agevolmente posare il materiale in cantiere. E secondo, ha un rapporto prezzo-qualità vantaggioso perché rimane comunque di un peso specifico di 400 kg a metro cubo rispetto ad altri sottofondi con questi granulati che sono normalmente più pesanti e più costosi, non solo per il tempo di posa ma anche per il costo in sé che hanno in cantiere.